Il nostro lavoro che ha bisogno di pratica, quindi hai bisogno di andare in palestra, di vedere se quelle cose che magari qualcun altro ti ha raccontato riesci a metterle in campo, se il tuo lavoro dà i risultati che tu speravi, e questo è fatto solo con tante ore di palestra. Tutti gli effetti, preparatore fisico e un assistente allenatore. Quindi si va ad occupare dell'aspetto, diciamo, prettamente fisico, integrando le sue competenze con quelle dell'allenatore, però è parte fondamentale del coaching staff. Ma è anche di procedure, cioè il vero allenamento si deve capire cosa fare in maniera produttiva, cosa proporre ai propri atleti e creare una scala di intervento che sia sempre più stimolante. Quindi tu devi riuscire ad avere un rapporto di autorevolezza nei confronti dei giocatori, quindi parte tutto dalle tue competenze. E non si può sperare che ad alti livelli di professionismo ci sia ancora questa idea del preparatore Marines o sergente di ferro che, insomma, qualsiasi cosa decida deve essere rispettato. Non è così. Nella pallacanestro professionistica ci sono altissime competenze, quindi dipende tutto da quello che sei, sia come professionista ma anche come persona. Alla fine il giocatore usa delle abilità, anzi li deve automatizzare, anzi le deve rendere più efficaci possibili, e le deve applicare in situazioni variabili, in situazioni cognitive, in situazioni che cambiano con una grandissima rapidità e sono dettate dalle necessità del gioco. In Europa in generale, quindi in Italia, il coaching staff, quindi il lavoro degli allenatori, ha un peso specifico importante. Diciamo che nell'NBA si è un po' di più nelle mani dei giocatori, che sono delle star, delle aziende a tutti gli effetti, e quindi devi un po', diciamo, adattare quelle che sono le tue idee alla situazione. È forte a sufficienza, è flessibile a sufficienza, è condizionato a sufficienza, è rapido a sufficienza, ma poi tutte queste competenze, queste capacità devono essere messe a servizio del gioco. La formazione, anche questa è una passione, perché dal momento che ti metti davanti a degli studenti o comunque degli allenatori o persone che condividono la tua passione, le tue idee, devi essere in grado di comunicare e semplificare il tuo lavoro. E questo mi mette in una condizione di andare a rivedere le cose che faccio, andare a digerire i contenuti per poterli presentare in base alle situazioni dove porto il mio contributo. E devo essere sincero, non è solo un lavoro che viene fatto per altruismo, ma anche perché ritengo sia fondamentale per la mia tappa professionale. Lato, quello che funziona bene è prima. Il primo consiglio che mi esce dal cuore è quello di avere voglia di andare in palestra. Il nostro è un lavoro che parte sì da conoscenze ma anche da esperienze. Quindi mi mettono i panni di chi magari frequenta dei corsi universitari o dei corsi anche federali, e quindi si condividono idee ma teoriche. L'utilizzo del braccio viene molto sottovalutato e viene fatto non solo per questione di intercettare il pallone, evitare di mettere sulla palla e di partire in palleggio, ma viene fatto anche per avere equilibrio. E chi vuole fare il preparatore fisico deve perlomeno dividere la propria giornata lavorativa con studio, ricerca, informazione, confronto, ma anche tanta voglia di andare in palestra, lavorare, a sperimentare con i nostri giovani e con i giovani atleti italiani tutto quello che può dare risultati per la pallacanestro. Abbiamo sentito quanto importante è la funzione delle braccia. Stabilizzo tutto il corpo, io gioco con tutto il corpo. Quando sento gli allenatori o parlo di rapidità di piedi, sorrido. Perché nel gioco è la rapidità del corpo, servono anche i piedi, ma se tutto il resto non è adattato così i piedi fanno, io potrei prendere un ballerino in tip tap e metterlo a giocare a pallacanestro, lì se non ci riuscirà mai. E i suoi piedi sono rapidissimi, ma non funzionano di peggio. Ci deve essere la volontà di confrontarsi, quindi nessuno parte con delle idee precostituite o preconfezionate che devono andare bene in qualsiasi angolo dell'Italia. Però se c'è l'unità culturale di mettersi in discussione, andare in palestra con i giovani italiani, a lavorare insieme, a condividere le scelte, sicuramente tutto questo lavoro che abbiamo fatto in questi anni, che stiamo facendo, che stiamo implementando, potrà dare dei buoni risultati, e noi ci crediamo veramente. Two steps on the floor.